Salve a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi stiamo per vedere insieme una configurazione per un PC da gaming da 500 euro. Vi anticipo che è una configurazione pur essendo molto budget, perché infatti siamo intorno ai 500 euro in totale. Potrete giocare a parecchi titoli, sia dal 2016 che ovviamente precedenti, ma anche i nuovi che usciranno con un buon numero di FPS, pur impostando i settaggi grafici su alto. Partiamo subito dal case. Ho scelto per voi questo Thermaltake H15, è un ottimo case. C'è anche la versione con il pannello laterale in plastica, quindi trasparente per guardare all'interno, ma costa un po' di più. Se volete dargli un'occhiata, lascerò anche il link in descrizione. Vi ricordo per l'appunto che tutti i link dei prodotti che vi mostrerò per questa configurazione li trovate in descrizione. Inoltre aggiungerò anche una piccola lista di prodotti e periferiche che potrete aggiungere, però vi ricordo che è sempre fuori budget. Tornando al case, come vi dicevo, ha una ventola da 120 mm sul retro, come vedete, quindi molto silenziosa, che però riesce a garantirvi un ottimo flusso d'aria. Ovviamente potete aggiungerne delle altre, sia nella parte superiore che nella parte anteriore. Il vano per l'alimentatore si trova per l'appunto in basso, come vedete, ed è un'ottima scelta perché vi consentirà di tenere il case più pulito, in quanto la ventola ovviamente sposta la polvere dall'alto verso il basso. Di solito, tenendolo in basso, invece va a raccogliersi tutto sul fondo. Ci sarà un filtro, molto probabilmente. Passiamo all'alimentazione. Tranquillamente 500 watt andavano bene, però siccome la differenza era di 3 euro, ho comunque inserito questo alimentatore da 600 watt, come vedete, certificazione 80 Plus. È un ottimo alimentatore, c'è poco da dire. Se volete informarvi su tutte le caratteristiche, le trovate ovviamente su Amazon, ripeto, con link sotto al video di YouTube per l'appunto. Per quanto riguarda la scheda video, ho scelto per voi questa GTX 1050 da 2 giga. Dunque, questa è quella più economica, è la 1050 più economica, che però è comunque è ottima, quindi ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Se volete spendere un po' di più, anche un 40 euro di più, riuscite a prendere una 1050 Ti da 4 giga. Questa invece è solamente da 2 gigabyte, però è ottima comunque. Per 500 euro vi consiglio assolutamente questa. Se volete invece, ripeto, una scheda video migliore, ve la posto sempre in descrizione, però vi avviso che il prezzo aumenterà un pochettino. Per la scheda madre invece ho scelto questa sempre MSI B250M della serie per l'appunto Pro. Trovate tutti i dettagli, ripeto, qui su Amazon, come potete vedere, ma ovviamente, se la compatibilità è la vostra preoccupazione, non vi preoccupate, perché ovviamente ogni singolo prodotto che ho inserito nella configurazione ovviamente è compatibile con gli altri. Passiamo alla RAM. Dunque, per la RAM, per questa configurazione in particolare, vi consiglio 4 GB, un banco singolo di RAM da 4 GB. Dunque, per la RAM devo spendere due parole, vi spiego subito. La configurazione nasce per l'appunto così, con 4 GB, l'ho pensata così, con un singolo banco di RAM. Però, ovviamente, in futuro vi consiglio, in un futuro prossimo, di acquistare un altro banco di RAM identico. Per sfruttare il dual channel, ovviamente deve essere un altro banco identico in tutto: frequenza, modello, gigabyte, tutto.
ovviamente la marca, deve essere lo stesso. Quindi voi comprate questo singolo banco di RAM e poi ne comprerete il più presto possibile. Vi consiglio un altro uguale. La frequenza è di 2666, quindi tra le più veloci, ed è davvero al top. Ripeto, la configurazione nasce con un singolo banco. Il prima possibile vi consiglio di acquistare un altro banco identico e montatelo. Ovviamente, per montare e per sfruttare il dual channel dovete montare il primo banco sul primo slot e il secondo banco sul terzo slot e non sul secondo. Mi raccomando, quindi primo e terzo, secondo e quarto per sfruttare il dual channel sulla scheda madre per l'appunto. Andiamo avanti, ho scelto questo SSD perché ormai per il gaming si sa. L'SSD è ormai un must anche in questa configurazione molto budget. Comunque lo ritroviamo. Io non ho inserito un hard disk, però per rimanere nel budget, non ho inserito un hard disk. Ora, le opzioni sono due: o iniziate a comprare l'hard disk soltanto e poi in un secondo momento acquisterete l'SSD. Oppure il contrario, acquistate l'SSD adesso, però avete solamente 128 giga di spazio disponibile, per poi comprare o un hard disk in futuro, in un futuro molto vicino, vi consiglio, oppure potreste anche utilizzare un hard disk che avete già in casa, questa è un'altra idea. L'SSD, costa 56 euro, per l'appunto è uno dei più veloci. È anche economico, quindi buono, buono. L'ultimo componente della build è un processore Intel, ovviamente un Core i3 7100. Poco da dire su questo processore, settima generazione, davvero molto performante e accoppiato alla 1050, vi permetterà, ripeto, come ho detto prima, di giocare a tutti i titoli anche con ottimi risultati, quindi impostazioni alte anche ad ultra, ovviamente in 1080p, risoluzione di 1080 pixel per l'appunto, e oltretutto riuscirete ad ottenere ottimi FPS dai 30 ai 40, ma fino ad arrivare ai 60 anche in alcuni giochi. Ovviamente il consiglio che vi do è provate a impostare i settaggi grafici su alto per vedere come va. Se gli FPS sono meno di 30, allora abbassate i settaggi. Se sono anche più di 30, o lasciate per l'appunto questi settaggi per avere un gioco più fluido, oppure potete anche decidere di alzare ancora di più le impostazioni grafiche. È una vostra scelta. La configurazione finisce qui, quindi anche il video finisce qui. Ragazzi, io vi invito ad andare in descrizione e cliccare se volete sui link che vi ho lasciato per ogni singolo prodotto per dare un'occhiata a tutte le caratteristiche. Vi saluto e buona giornata.